amici di Olimpia Tube, l'Olimpia Milano ritorna alla vittoria in Serie A. Sembra strano a dirsi un ritorno alla vittoria, ma settimana scorsa era arrivato il KO in volata a Trento e quindi il successo sul campo di Brescia sancisce il ritorno al successo nel campionato italiano. Ritorno al successo importante perché Milano mantiene 4 punti di vantaggio sull'unica inseguitrice che è rimasta per ora, ossia Brindisi, anche se poi bisogna ancora giocare il ritorno dello scontro diretto. La vittoria sul campo di Brescia in uno dei 1000 derby lombardi di questa stagione, 92-99, il successo della squadra di coach Ettore Messina, che tra l'altro ha aggiunto un'altra perla alla sua carriera, ma di questo parleremo dopo in Olimpiapedia. Una gara davvero da montagne russe, perché Milano è partita benissimo, addirittura più 18 a metà del secondo periodo, la gara sembrava finita, invece Brescia ha avuto la forza addirittura di mettere la testa avanti nel corso del terzo quarto, poi la reazione subito dei biancorossi ritornando addirittura a più 20 fino al più 7 finale. La reazione dell'Olimpia nel secondo tempo ha un nome e un cognome: Sergio Rodriguez, El Chacho, davvero un giocatore strepitoso. Questa volta ha capito che c'era bisogno più dei suoi punti che della sua regia e dei suoi assist, e così ha fatto: 29 punti realizzati in soli 20 minuti, record per lui nella sua carriera nel campionato italiano, e le statistiche parlano da sé: 6 su 8 da 3 punti, 4 su 4 da 2, e visto che c'era bisogno dei suoi canestri ma non dei suoi assist, solo 2 assist. Perché una delle grandi caratteristiche del Chacho davvero è quella di saper riconoscere il momento della partita. E poi c'è un'altra ottima notizia tra i giocatori che lentamente stanno rientrando dall'infortunio. Tra l'altro ricordiamo che era out anche da Tome a Brescia, oltre a Delaney. Jeff Brooks, davvero una prestazione importante dal punto di vista offensivo, e questa è un'ottima notizia poi per il proseguo del campionato italiano, perché se in Eurolega poi le sue difficoltà si sono anche potute mascherare con Zach Lide e poi anche con l'arrivo di Jeremy Evans, nel campionato italiano Jeff Brooks dovrà giocare anche per motivi di regolamento, e nei playoff soprattutto sarà importantissimo. 14 punti e 8 rimbalzi per il numero 32 biancorosso, con 5 su 5 dal campo, 3 su 3 da 3. Questo dato ancora più importante, perché se Brooks riesce ad aprire il campo con pericolosità, poi si aprono degli spazi infiniti nel cuore dell'area, anche per le penetrazioni, ad esempio, di Shevon Shields. Prestazione comunque corposa dell'Olimpia, che venerdì tornerà sul parquet di Eurolega al Forum d'Assago per giocare una sfida da sogno. Contro il Barcellona vale il primo posto, non propriamente per la classifica, perché il Barcellona ha 2 vittorie di vantaggio, ma vale il primo posto perché ce la si gioca tra prima e seconda della classifica. Per l'Olimpia un'opportunità ancora più importante per solidificare il suo secondo posto e soprattutto per arrivare ad un passo da quella che potrebbe essere l'accesso ai playoff. Ne sapremo qualche cosa di più giovedì sera, perché si giocherà il match tra Baskonia e Zenit. Dovesse vincere la squadra di San Pietroburgo, per l'Olimpia ci potrebbe essere anche l'accesso matematico alla seconda fase, perché con lo Žalgiris Kaunas e con Valencia gli scontri diretti sono positivi. Milano deve ancora giocare il ritorno con il Baskonia, ma qualora il Baskonia perdesse e Milano vincesse, a 4 giornate dal termine, un più 5 vittorie sarebbe risolutivo. Attenzione a una cosa che è venuta fuori a Brescia: è stata la prima partita nella quale una formazione avversaria ha provato a mettere in difficoltà Kyle Hines nella sua inusuale posizione da playmaker, con qualche raddoppio, mandando qualche volta qualche esterno a marcarlo, e quindi quella che è stata sino ad adesso una delle caratteristiche anche fondanti dell'Olimpia, che è sempre riuscita in
questo modo a superare il pressing. In questo caso ha fatto qualche scricchiolio, c'è stato qualche problemino, e quindi attenzione, vi lancio un alert sul quale riflettere poi per le prossime partite, sperando che sia stata ovviamente solo una casualità. Se vi è piaciuto questo video potete mettere il like, potete anche iscrivervi al canale YouTube. L'appuntamento poi sarà sabato mattina per commentare la gara con il Barcellona. Ora Olimpiapedia su Ettore Messina. Ciao a tutti! Come se ce ne fosse bisogno ancora una volta, Ettore Messina conquista un altro record per entrare nella storia del basket italiano. E sembra davvero incredibile, perché in 32 anni di carriera lui in Serie A ci ha allenato solamente 13 stagioni e mezzo, se dobbiamo considerare dimezzata quella l'anno scorso passata alla guida dell'Olimpia Milano. 377 vittorie nel nostro campionato. Scala un mito dell'Olimpia Milano, della panchina dell'Olimpia Milano, ossia Dan Peterson, che occupava quella posizione fino a ieri. Poi il successo di Brescia, 377 vittorie per coach Messina, 376 per Dan Peterson. Settimo posto assoluto per Ettore Messina, ma la classifica bisogna anche riuscire a leggerla. Intanto è il quarto posto assoluto se si considera solamente la Serie A, perché fino al 2000 le statistiche di A1 e A2 erano unificate. E poi, se vogliamo ancora leggerla ancora di più a favore di Messina, ma anche in modo reale, con il suo 74,3% di vittorie, è il secondo coach di sempre ad altissimo livello. Il primo, ovviamente, una leggenda targata Olimpia, targata Simmental, Cesare Rubini, 83% di vittorie, probabilmente irraggiungibile, uno dei più leggendari coach del basket italiano. Ma Ettore Messina è sicuramente nell'Olimpo di questi. Con l'Olimpia in questo anno e mezzo ha raggiunto risultati straordinari: 30 vittorie su 40 in campionato, 4 su 5 in Coppa Italia con una Coppa Italia vinta, 8 su 8 in Supercoppa vincendo ovviamente la Supercoppa, e in Eurolega 31 successi su 57 e una percentuale positiva che davvero pochissimi coach possono vantare nell'era moderna dell'Eurolega sulla panchina dell'Olimpia Milano, o forse a pensarci addirittura nessuno. Dunque un record importante per Ettore Messina, che ancora una volta con orgoglio è l'allenatore dell'Olimpia Milano.